Cheu, l'assessore Monni risponde in aula: procedure complicate per la bonifica dei terreni inquinati, regione in attesa del decreto del governo nazionale per la nomina della struttura commissariale esterna. Il Parlamento degli studenti al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, Mazzeo, tutti i ragazzi delle superiori toscane almeno una volta visitino questo luogo della memoria. Le vite prima e dopo la Shoah, una mostra fotografica dagli archivi a Linari, sceglie un taglio inedito per tracciare un percorso di recupero della storia collettiva. Cheu, il punto sulle bonifiche. Un elenco degli interventi messi in atto dalla Regione fino a questo momento nella vicenda Cheu è stato consegnato dall'assessore all'ambiente Monia Monni ai consiglieri regionali come parte della risposta a un'interrogazione in merito alle attività di monitoraggio e di bonifica nei territori interessati presentata dal consigliere Francesco Gazzetti del PD. Nell'interrogazione Gazzetti chiedeva di sapere quali siano le attività portate avanti fin qui dalla Regione Toscana, anche per mezzo di ARPAT, in merito al tema dei controlli e al monitoraggio ambientale delle aree sulle quali sono stati utilizzati materiali riciclati contenenti il Cheu e informazioni circa le bonifiche dei terreni inquinati. Monni, rispondendo in aula, ha sottolineato come le bonifiche non sono interventi né facili né veloci e necessitano di procedure e istruttorie complicate. L'assessore all'ambiente ha inoltre spiegato che si è in attesa da un anno del decreto del governo nazionale per la nomina della struttura commissariale esterna e che certamente la Regione Toscana si costituirà parte civile nel processo. È la preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti Cheu abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da ARPAT e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni, si parla dal 2014 in poi, che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento, con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da ARPAT, perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto. È stato fatto un dibattito sul Cheu totalmente insoddisfacente, perché siamo allo stesso punto di più di un anno fa. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione, che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche, partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Sì, questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati, i tre sono i siti, diciamo, che coinvolgono la Regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Non siamo soddisfatti dei tempi, perché in realtà la Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse, che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico, perché eravamo stati i primi, insieme al nostro capogruppo Torselli, a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale, perché il decreto 152 lo consentirebbe.
ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina, perché quando lo proponemmo noi ad addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo, e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina, perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Le parole dell'assessora Monni, che ringrazio perché ha offerto all'Aula una ricognizione precisa, puntuale, a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti: la volontà della Regione Toscana di costituirsi parte civile, l'appello, tra l'altro, ecco, questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto, anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessora Monni, così come annunciato in aula in Consiglio regionale, penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo, e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito. Il Parco della Pace. Portare almeno una volta gli studenti di tutte le scuole superiori toscane al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, sacrario del martirio inflitto dalla barbarie nazista e luogo simbolo della resistenza e della riscossa civile e democratica dell'Italia. È la proposta che porterà avanti il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che proprio a Sant'Anna di Stazzema ha parlato ai giovani componenti del Parlamento toscano degli studenti nel corso della visita per ricordare la terribile strage del 12 agosto 1944 compiuta dai militari delle SS contro la popolazione civile. Noi riteniamo questo luogo un luogo simbolo della democrazia della nostra Repubblica e abbiamo la necessità di continuare ad investire ancora di più dopo che le ultime voci che potevano raccontare la barbarie di quel tempo, penso a Enrico Pieri, penso a Cesira Pardini, a cui va il nostro grazie più sincero per aver coltivato la memoria, e a noi il compito di essere insieme alle ragazze e ragazzi della nostra scuola amplificatori di memoria, e questo è un luogo che segna la disumanità di quel tempo, segna le barbarie subite da tante donne e da tanti uomini. È un luogo che però segna anche la riscossa civile del nostro paese, perché qui la resistenza è proprio il simbolo di un'Italia che voleva farcela. Mazzeo ha ricordato le figure di Enrico Pieri e Cesira Pardini, sopravvissuti alla strage e recentemente scomparsi. Toccante la testimonianza di Adele Pardini, allora una delle due bambine che la sorella Cesira trasse in salvo durante la strage. Stavo alla località Coletti. Quando sono arrivati i tedeschi stavo facendo colazione in un'aia. Eravamo una trentina di persone, sono messa al muro. Cinque sorelle e la mamma che aveva in braccio la piccolina di 20 giorni. La mia mamma e un'altra mamma sono state ammazzate con la pistola. Noi sono con la mitragliatrice. La mia sorella, che aveva 18 anni, Pardini Cesira, si è aperta una porta dietro di noi e si è portata in questo fondo. E così ci siamo salvati. Sant'Anna, come tutti i luoghi oggetto di stragi di civili nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ci comunicano ancora oggi, a quasi 80 anni, che cosa quella guerra ha rappresentato, il dramma della guerra e il suo manifestarsi contro le popolazioni civili e non solo contro gli eserciti, fino a colpire in questo caso addirittura l'intera popolazione e non solo gli adulti maschi. È stato non solo un pezzo di storia, ma anche vedere come una comunità si sia rialzata
abbia cercato in tutti i modi di trasmettere anche il dolore e la sofferenza, perché questo è un luogo di dolore e sofferenza, ma che oggi ci dà una speranza, ed è quella che in futuro non si possano ripetere stragi come quella che è successa a Sant'Anna di Stazzema. Il Parlamento degli Studenti, come ogni anno, anche oggi è tornato qui a Sant'Anna di Stazzema perché è necessario appunto ricordare quanto avvenuto, proprio come un forte richiamo alla conoscenza storica, alla conoscenza di questi fatti tragici che portarono via la vita a tantissimi ragazzi, non solo della nostra età, ma anche a tanti bambini, eppure una piccola bambina di 20 giorni che è la più piccola vittima di questa strage, che quindi noi oggi ci impegneremo a ricordare per comunque dare voce a tutti gli studenti della Toscana che sono vicini a quanto successo, soprattutto per ascoltare le ultime voci dei sopravvissuti, tra cui Adele Pardini, che abbiamo la fortuna di avere qui oggi con noi, proprio per un momento di ricordo di quanto accaduto. Attorno alla Shoah. Una mostra originale tratta dagli archivi fotografici a Linari e curata da Paola Zamboni per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto. Attorno alla Shoah, fotografie e memoria è stata realizzata e allestita presso il Palazzo del Pegaso in occasione delle iniziative per la Giornata della Memoria 2023. Sono state esposte foto del periodo precedente e successivo alla Shoah, ma non quelle relative ai campi di concentramento. Una scelta che ha inteso porre al centro le persone colte nella loro vita quotidiana, quella ordinaria che la Shoah distrusse irreparabilmente. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. E quindi da questo punto di vista è non consueta questa scelta. A volte si finisce per rilanciare sempre di più, per far vedere sempre di più. Invece in questo caso far vedere meno, far vedere al di fuori. E scegliere per dire per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei, e però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita, che non può essere ridotta mai solo alla sua fine, come nel caso della Shoah. Questi bambini, questa foto meravigliosa, la foto iconica un po' dell'archivio Alinari, è la bambina di Vincenzo Balocchi, grande pittore fiorentino, ed è del 34, e l'ho voluta come simbolo di ciò che era la bellezza prima che alcuni uomini decidessero di annientarla. Ma noi questa bellezza ce l'abbiamo, la vogliamo riconoscere ancora. Raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato. E poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Vado ripetendo sempre nelle scuole, ragazzi, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, perché quello che è accaduto può accadere ancora e oggi, ancora di più, nel momento in cui mancano, purtroppo, perché ormai la loro età li ha portati alla morte, tante donne e tanti uomini che hanno vissuto la violenza, le barbarie di quel tempo, è compito delle istituzioni di diventare sempre più amplificatori di memoria. La mostra raccoglie le suggestive foto realizzate da Riccardo Camerini, Vincenzo Balocchi, Luigi Leoni, Walter Genevein e di altri autori, alcuni non identificati, per tracciare un percorso di recupero della storia e della memoria collettiva. Io avevo, tornando da Auschwitz tanti anni fa, scrissi una proposta di istituire un servizio civile della memoria europeo per tutti i diciottenni europei. Ecco, trovo che il lavoro sulla memoria sia un lavoro delicato e che occasioni come queste non debbano mai andare sprecate.
dedicate per lavorare di cesello in profondità, e credo che con questa bellissima mostra curata da Paola Zamboni con foto degli archivi Alinari qui al Consiglio regionale si sia fatto davvero questo, cioè si sia cercato di scavare e restituire profondità a un lavoro sulla memoria che non deve mai diventare maniera, abitudine, ricorrenza per la ricorrenza. Dobbiamo assolutamente rispondere alla chiamata di Liliana Segre a lavorare in modo creativo e per l'oggi sulla memoria e sul difficile percorso della memoria, ora soprattutto che non abbiamo quasi più testimoni oculari. Tanto bellissime, sicuramente toccante, da brividi anche la presentazione di questa mostra. E la cosa che mi ha colpito è la sala dedicata ai bambini, no? Questa presenza forte, e poi dico una cosa che vado un po' fuori tema, però da quando sono diventato padre non riesco più a vedere i film, le scene dei film dove ci sono bambini che soffrono, dove ci sono violenze sui bambini in maniera molto più forte rispetto a prima di essere appunto padre, e quindi legare questa pagina tragica, drammatica a appunto i bambini vista da padre è ancora più toccante. Tutti gli anni c'è una particolare attenzione alla giornata della memoria, quest'anno mi sembra ancora di più. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti.